Ma siamo qui a Torino con tutti i colleghi di Forza Italia, con Claudia Porchietto, Paolo Zangrillo e tanti sindaci per dire sì alla TAV, per appoggiare una manifestazione che va verso la crescita, che non vuole l'isolamento dell'Italia rispetto all'Europa, e ci auguriamo che la Lega riesca in Consiglio dei Ministri a far prevalere il buon senso e a bloccare la follia dei 5 Stelle e di Toninelli. Voi siete favorevoli a un referendum? No, pensiamo che il referendum sia una fake news, perché di fatto è un'opera internazionale, è già stata decisa, basta perdite di tempo, cominciamo ad andare avanti con i lavori. Noi siamo convintamente presenti, e probabilmente qualcuno poi si è redento durante un percorso che parte da molto lontano, ma la posizione di Fratelli d'Italia è fin dall'origine sempre la stessa, una chiara e forte determinazione nei confronti di tutte le infrastrutture. Questa è l'infrastruttura madre, noi crediamo che non si possa lasciare indietro il Piemonte e non si possa lasciare indietro comunque il futuro dei nostri figli. C'è un'unità di vedute sul fatto che ci vuole un progetto per lo sviluppo, non soltanto della nostra regione, che è una regione molto importante, ma nessuna regione poi è isolata dal mondo e tantomeno dall'Italia. Quindi c'è una trasversalità per sì allo sviluppo, sì al lavoro, sì all'occupazione. E basta con una parte della politica che ha nomi e cognomi, che non volendosi prendere delle responsabilità rinuncia a gestire le situazioni. Perché alla fine la chiave di lettura è questa, quando non sai come fare ti fai di lato, ma i cittadini, il mondo del lavoro non hanno bisogno di persone che si fanno di lato, hanno bisogno di qualcuno che si prenda delle responsabilità, e i problemi si possono tutti affrontare e risolvere, e da questo punto di vista siamo parecchio avanti, perché come ormai sanno tutti è un progetto che ha subito modifiche, rivisitazioni, meditazioni, quindi non resta che completarlo e andare avanti.